Bene, archivialo e mettilo nella valigia. Tutto già incredibile. Puoi ben dirlo. Se siamo fortunati ce ne andremo da Filottrano con tutti i dati. E il signor Spencer ci darà un bel assegno quando ritorneremo. Non per essere pessimista, signore. Ma abbiamo perso due uomini nel tentare di catturare questo infetto. Di questo passo nessuno si salverà. Dobbiamo scoprire il loro punto debole, che a mio avviso è sotto gli occhi di tutti. Ne abbiamo drillati a centinaia, ma dopo si rialzano i piedi. Dovete sparare alla testa, idioti! Anche volendo, signore, non riusciremo mai ad avere la meglio su una città di non morti. Noi non siamo qui per questo, infatti. Raccogliere i dati di combattimento, scoprire le potenzialità del T-Virus e testare il progetto Garador contro quei rammolliti della Stars. Nient'altro! E della Gaia cosa ne facciamo? Cosa mai vorresti farne? Che razza di domande! Quartier generale della Stars, siamo in ascolto, passo. Qui è il responsabile della Umbrella di Napoli, Brandon Coleman, che vi parla. Ho una richiesta importante da fare. Dica, l'ascolto. Ordine tassativo, interrompete tutte le operazioni di indagine nell'incidente di Filottrano. Mi dispiace, signore, ma non è possibile. Noi prendiamo ordini solo dal Ministero degli Interni. Ci sono le squadre della Umbrella nel posto a risolvere la situazione. Lo stesso Presidente del Consiglio ci ha dato l'autorizzazione di intervenire. Non siete tenuti ad indagare. Mi dispiace, ma i nostri agenti in città non possono essere prelevati e non sono soggetti ad alcun tipo di controllo. Interrompete immediatamente le operazioni. Trovate il modo o agiremo di conseguenza a livello statale. Spiacente, non siamo tenuti ad obbedire ad altre autorità e soprattutto a dare spiegazioni. Arrivederci. Allora, Coleman, com'è andata? Signor direttore, ho parlato con il quartier generale della Stars. Non hanno intenzione di interrompere le indagini. Maledizione, questa non ci voleva. Mi auguro che abbia ricordato loro i rischi che incorrono, eh. Non sono sembrati molto impauriti a dirla tutta. In ogni caso, non abbiamo di cui preoccuparci. L'unica sezione operativa della Stars troverà la morte in quella città. Le ho telefonato anche per un'altra ragione, eh. Dica tutto, signor direttore, la ascolto. Vorrei che tutto il personale scientifico alle dipendenze di Gortan sia da questo momento sotto la mia autorità. Signore, è un grosso cambiamento. Non posso farlo così su due piedi, a meno che non ci siano ordini da Washington. Arriveranno, non ti preoccupare. I reparti di Napoli, Bari e Palermo dipendono direttamente da te, giusto? Tu inizi ad informarmi. Direttore, non so se Gortan. La missione è ancora in corso. Ci tiene al suo posto, Coleman. D'accordo, signore. Farò come dice. Welcome to the Umbrella Archives.
Please select the desired service from the menu. Qui parla Brandon Coleman. Messaggio importantissimo del direttore Gordon a tutti gli impianti della regione. Trasferire immediatamente tutte le ricerche e il personale sotto competenza di Craig Gordon alla diretta supervisione di James Gordon. Tempo massimo a disposizione 12 ore. Non si accettano errori. Direttore Gordon all'impianto di Bologna. Trasferire le ricerche del personale agli ordini di Craig Gordon, al professore Watson, responsabile dell'impianto Padova. Supervisione Gordon. Signore, forse questo le interesserà. Di che cosa si tratta? Conversazione a casa Eiser, signore. Sembra che la Stasi sia rifugiata a casa sua. Ascolti. Interessante. Sono pronto a pagare per tutto quello che è successo. Però, capitano, le giuro che tutto quello che stavo facendo non era per il bene della gente. Non pensavo sarebbe successo tutto questo casino. Vorrei crederle. Cercherò di prendere la sua fiducia. Come cercherò di ripagare tutto quello che è successo. Alla villa per folle di Kramer aveva mascherato bene le cose, coprendo involontariamente l'amore del collega. L'unica soluzione che ci rimane è quella di preparare un vaccino. È l'unico modo che abbiamo per evitare che l'epidemia si propaghi al di fuori di Filottrano. Ovviamente questo prevede la vostra denuncia, non se lo dimentichi. Ne sono al corrente, capitano. Ascoltate. Ci sono delle cose di cui devo informarvi prima di preparare il vaccino. Dovete sapere alcune caratteristiche del T-Virus. Lo sappiamo, rigenera cellule morte. Sì, ma non solo. Che stronzata! Il T-Virus ha degli effetti fantastici. È una delle scoperte più sensazionali degli ultimi tempi. È inutile che me lo ricordiate. Dovete anche sapere però che il T-Virus, sotto le dovute precauzioni, può aiutare un paralitico a camminare. Che follia. Sergente, venga qua un secondo. Per preparare il vaccino mi servono degli elementi base dall'ospedale. Ok, sono per la partita. La ringrazio della disponibilità. Si figuri, d'altronde se devo crepare preferisco avere una speranza. Stia ben attento a quello che le dico. Non avremo una seconda occasione. Sono tutto orecchi. Vada chirurgico. Mi prenda del VJOT, del Sierdalen 400, l'ERT 567 e del Pharmamed. Messaggio ricevuto. Non ho finito. Riguardo al discorso di prima, la procedura standard della Umbrella è la sanitarizzazione totale della città. Cosa intende? Un ordigno nucleare tattico sarà lanciato sulla città alle prime uscite dell'acqua. Di che portata? 3 kg. Bastardi. In pratica salterà in aereo l'intero centro città e alcuni chilometri di campagna. Una mini esplosione nucleare. Sì, ma tutto ciò è fatto con un criterio. Non possono permettersi di coinvolgere i paesi limitrofi. Stronzate, tutte stronzate. Finirete su tutti i giornali. Sergente, si inventeranno qualcosa. Un tragico incidente. Già,
daranno la colpa ai reattori dell'impianto in tilt. Una squadra fasolla di tecnici eroici riuscirà a fare un'esplosione mirata, evitando danni maggiori degli eroi. Beh, ho capito, il tempo stringe, è quasi mezzanotte. Sì, hai ragione, non ti preoccupare, saremo al sicuro qui. Buona fortuna, ne avrò bisogno. Maledizione! Signore, la ragazza è morta. Passiamo direttamente alla fase 2 del piano. Prossimo contatto 320 minuti. Passo e chiudo.